Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo aspettato anche ancora qualche minuto. Direi che ora iniziamo. Tutto registrato. Buongiorno, buon anno, visto che è il primo appuntamento dell'anno con i Jobrek. Buongiorno a tutti. E oggi appunto, come vedete dallo schermo, che spero vediate appunto da tutti, parleremo del sistema di gestione emergenze della protezione civile del Comune di Genova. È un sistema a cui lavoriamo dal 2018, ho iniziato a lavorarci nell'estate del 2018, era luglio quando abbiamo fatto, diciamo, la prima riunione di kick-off del progetto. Si è trattato di un bando del Comune di Genova finanziato all'interno del piano operativo nazionale del PON Metro 2014-2020. Il Comune di Genova ha fatto appunto un bando per rinnovare, il bando in realtà era per rinnovare un sistema di gestione emergenze che il Comune di Genova già aveva, e in particolare per inserire all'interno del sistema di gestione emergenze la parte geografica, ragione per cui ovviamente abbiamo partecipato come città, abbiamo partecipato col bando. Noi abbiamo proposto appunto in realtà non tanto di rinnovarlo quanto di ripartire da zero, di ripensarlo, di cambiare anche un po' di ripensarlo completamente, mantenendo ovviamente tutta la logica del vecchio sistema, che ovviamente era già consolidata, che già da anni c'era all'interno del comune, e abbiamo, per fortuna, per nostra fortuna, vinto il bando, quindi abbiamo iniziato a lavorarci. Ci lavoriamo ormai appunto da ormai il sistema è in esercizio, come vedremo dopo, in esercizio già dall'autunno del 2019, ed è un progetto che personalmente mi piace molto per tante ragioni, perché vabbè, da sempre mi occupo di rischio, di emergenze, già, diciamo, in altro modo dalla tesi di laurea, quindi è un tema che mi interessa molto. È un progetto per la città in cui sono nato, in cui lavoro, insomma, quindi fa piacere. Ed è un progetto di quelli che vengono effettivamente utilizzati. Non sempre succede nel lavoro, credo che sia la presenza di tutti noi. Come ho già detto, forse in altri Jobrek, quello forse in cui si parlava del sistema informativo del Comune di Vicenza, avevo detto la stessa cosa, no, non lo dico perché è presente Eugenio, che a quel Jobrek aveva partecipato, ma lo sanno, diciamo, sono progetti in cui vedo, diciamo, vediamo il ritorno, come GTR vediamo il ritorno, vediamo che effettivamente sono strumenti utilizzati, utili, e quindi personalmente sono i progetti che amiamo di più, ma in generale all'interno di GTR amiamo di più. Oggi assieme a me, oggi sono anche collegati, anche collegato appunto la committenza, cioè il Comune di Genova. Credo che ci sia Cristina Olivieri, a cui magari poi darò la parola, credo anche qualcuno della Protezione Civile con lei, se vivo Sì, prima. buongiorno. Ciao Cristina, buongiorno. Ciao. Sei assieme alla Protezione Civile anche? No, purtroppo non Ah, no, sono sei solo. riusciti a Ok. partecipare perché avevano i turni in sala emergenza e non sono riusciti a gestirsi. Mi spiace. Ok. Vabbè. E quindi racconterà Cristina, per presentarla, il capo progetto per i sistemi informativi del Comune di Genova. Ti ho presentato correttamente? Sbaglio sempre il tuo ruolo, No, 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 giusto, no? giusto. Ok, meno male. Perché ovviamente la committenza del lavoro è Comune di Genova, rappresentato da. Chiedo solo. Spengo solo, scusatevi, spengo i microfoni, poi ovviamente accendeteli pure all'occorrenza, giusto per non avere effetti di disturbo sotto. E dicevo, Comune di Genova, che è rappresentato appunto dalla Protezione Civile, che è chi poi usa il sistema, e dai sistemi informativi, che sono coloro che hanno scritto il bando e che hanno seguito un po' tutto il lavoro e continuano a seguirlo, in quanto poi di fatto è tutto installato sui server del comune, e
diciamo, appunto, la gestione spetta ai sistemi informativi che gestiscono anche il geoportale, il loro geoportale comunale. E, niente, il break lo sottolineeremo in questo modo, farà una presentazione, una breve presentazione. Andiamo subito a proposito al sommario. Una breve presentazione vuole essere abbastanza, appunto, sarà, prometto, relativamente breve, con un'introduzione sul sistema, qual è lo scopo, le principali funzionalità. Le principali funzionalità vorrei farvele vedere, ovviamente non potremo collegarci, diciamo, direttamente ci collegheremo, diciamo, al sistema in esercizio, quindi non potremo fare grandi test, diciamo, inserimento, segnalazioni o altro, quello ovviamente per ovvie ragioni, ma lo navigheremo un po' e, diciamo, diremo qualcosa su, appunto, le tempistiche di sviluppo e di utilizzo e sulle statistiche soprattutto di utilizzo, che secondo me sono molto interessanti, e parleremo di riuso, in quanto è un sistema che è disponibile per il riuso da sempre. Il codice noi l'abbiamo mantenuto su GitHub, quindi il codice è sempre stato aperto. A partire dall'estate del 2020, quindi dell'anno scorso, siamo riusciti, grazie anche allo sforzo del comune che ci ha creduto molto, a inserire nel catalogo del riuso. E poi vorrei lasciare, appunto, un po' di spazio alla discussione. È presente, appunto, Cristina per il comune, Cristina Olivieri per il comune di Genova, che magari potrà confermare, correggermi, raccontare qualcosa di aggiuntivo, ma ovviamente mi farebbe piacere, appunto, aprire la discussione e sentire cosa ve ne pare. Come al solito, aperte tutte, anche critiche, proposte aggiuntive e altro. E speriamo, appunto, che sia di interesse, di non ammazzare la discussione prima, insomma, di non avviarvi eccessivamente nella prima parte. Iniziamo quindi a parlare, appunto, a descrivere, diciamo, un po' a cosa serve il sistema. Di fatto un sistema informativo non deve aggiungere nulla a qualcosa che banalmente serve durante le emergenze, cioè sapere cosa sta accadendo sul territorio. Genova è una città piuttosto estesa dal punto di vista territoriale, non è una delle città più, dal punto di vista degli abitanti, è una città che non è una delle più grandi d'Italia, cioè è abbastanza grande, ma non è certo Milano, Roma o altro, ma comunque da un punto di vista territoriale è particolarmente estesa, ha una conformazione particolare per chi la conosce, quindi con un territorio complesso, abbastanza frequente durante gli eventi catastrofici che sono successi anche negli anni scorsi, che in alcune zone della città ci sia, appunto, l'inferno e in altre zone della città sia tutto molto tranquillo. Io ricordo che lavoravo fuori Genova negli anni, all'epoca dell'ultima alluvione grossa, della penultima alluvione grossa sul Bisagno, sul Ferreggiano, lavoravo fuori Genova, lì per lì non sapevo nemmeno, era un giorno lavorativo, era giovedì, venerdì, mi pare venerdì forse, per cui non sapevo nemmeno cosa stesse accadendo. Poi arrivavano i miei colleghi a chiedermi: ma i tuoi parenti stanno bene a Genova? Allora sono andato a leggere sul giornale, ho cercato di contattare, appunto, a casa per sapere come stavano i miei genitori o altro, e mi ricordo mio padre, che abita non nella zona della Val Bisagno, che mi diceva: ma sì, qua piovigina, a un certo punto c'era anche il sole, e quindi e sono cose, appunto, che sono piuttosto frequenti, perché Genova, chi è di Genova lo sa, può succedere ovviamente anche in altre zone d'Italia, ma diciamo che da noi ancora di più. E quindi è particolarmente importante sapere cosa sta succedendo, dove, quindi l'elemento della georeferenziazione è, oserei dire, fondamentale, quando è accaduto, eccetera, eccetera. Quindi lo scopo del sistema di emergenza di per sé è molto banale: sapere cosa sta succedendo durante l'emergenza.
Quindi l'idea è quella di condividere delle informazioni. Condividere le informazioni è un supporto alle decisioni operative. Perché? Perché ci permette alla protezione civile di coordinare meglio gli interventi. Un esempio banale, se io so che c'è un muro che è crollato in una determinata via e so che ho già mandato una squadra a trasennare la via, a fare in modo che la popolazione sia messa in sicurezza, perché poi lo scopo della protezione civile ovviamente non è tirare sul muro durante l'emergenza, ma è mettere in sicurezza le persone durante l'emergenza, evito di mandarci altre persone, cosa che potrà confermare appunto, ahimè non è presente la protezione civile oggi del comune, sono presenti solo i sistemi informativi, ma da quello che ci hanno raccontato in questi anni di lavoro assieme a loro, è una cosa che succedeva, magari continua, ahimè, a succedere, perché poi vedremo anche le criticità di un progetto di questo tipo, quali possono essere un progetto di questo tipo, ma sicuramente grazie a un sistema informativo che raccoglie e condivide le informazioni è un qualcosa che si può evitare. Evitare questo significa migliorare l'efficienza della protezione civile durante le emergenze. Le risorse a disposizione, lo sappiamo tutti, sono sempre meno, la protezione civile si basa anche sul volontariato, anche il volontariato stesso è in un certo senso anche in crisi negli ultimi anni, e quindi vuoi il volontariato, vuoi comunque le risorse pubbliche che sono comunque meno, è fondamentale gestirle al meglio per dare una risposta migliore alla popolazione. Quindi lo scopo appunto è cercare di condividere le informazioni e essere di supporto alle decisioni operative. Si colloca all'interno del quello che viene chiamato livello tattico, che è il secondo livello, e che sta fra livello strategico, per intenderci la prefettura, dove c'è il CCS, cioè il Centro Coordinamento Soccorsi, e un livello invece ancora più operativo, che è quello delle squadre coinvolte, laddove questo sistema interagisce in parte, ma in parte minima, nel senso che c'è solo un fornire degli incarichi alle squadre, che in un qualche modo poi devono rispondere accettando o meno l'incarico e eventualmente comunicando qualcosa. Però in realtà non è uno strumento, almeno allo stato attuale, può darsi che in un eventuale sviluppo futuro lo diventi, non è uno strumento di supporto sul livello 3, cioè quello operativo. C'è un'interazione con le squadre, ma minima. È appunto prevalentemente un sistema utilizzato all'interno della sala operativa. In questo caso del Comune di Genova, non potrebbe essere utilizzato all'interno di qualsiasi altra sala operativa a livello comunale, oppure ovviamente con le opportune modifiche anche a livelli diversi. Tanto per intenderci, almeno questa è la realtà genovese, chi ha coinvolto all'interno della sala operativa, in particolare del centro operativo comunale, il COC, durante le emergenze, ci sono i volontari, è coinvolto il sindaco, c'è cioè la pubblica incolumità. È coinvolta ovviamente in parte diversa, insomma, sono nella stanza a fianco la Polizia Municipale, ci dovrebbero essere un po' tutte le direzioni comunali, quindi dai lavori pubblici, i servizi sociali, le scuole, eccetera, eccetera, e cioè, ci sono ovviamente gli operatori di protezione civile e ci sono anche le aziende partecipate del comune, quindi in questo caso a Genova si chiamano ASTAR, l'azienda che si occupa dei lavori pubblici, AMU, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti, ma anche di tutta la parte dei tombini, sulle tombini e queste cose qua. L'AMT invece è l'azienda che a Genova si occupa del trasporto pubblico, viene coinvolta per due ragioni: una perché arrivano delle segnalazioni, il trasporto pubblico non si ferma durante l'emergenza, quindi arrivano molte segnalazioni proprio da chi è sugli autobus, da chi guida sugli autobus sostanzialmente. Due, perché in certi casi può essere utile per alcuni interventi, soprattutto quelli di sgomberi o altro, in cui magari si inviano dei mezzi pubblici a supportare le operazioni della protezione civile. E lo scopo appunto di un sistema di questo tipo è mettere in connessione queste persone. All'interno del centro operativo comunale, fisicamente molte persone durante l'emergenza, soprattutto durante le allerte arancioni e rosse, sono presenti nella sala operativa o nella stanza a fianco, diciamo, quindi sono tutti presenti fisicamente anche in una zona, in una
nella stessa zona, ma in realtà mettere in connessione tramite appunto l'informatica, tramite il web, mettere in connessione persone che potrebbero essere potenzialmente, la pandemia ce lo insegna ancora di più, anche in luoghi diversi, metterle assieme però permettendo a tutti di sapere quello che sta succedendo. Peraltro anche nello stesso luogo lo abbiamo sperimentato, abbiamo fatto sia esercitazioni, sia sono stato proprio in sala operativa durante alcune allerte, qualche allerta rossa l'anno scorso, fisicamente per vedere un po' come si comportava il sistema e anche per capire meglio quali erano le esigenze e tutto. Anche se fisicamente si è nello stesso luogo, comunque avere un sistema che raccoglie tutto, che mette ordine, è utile, perché comunque il caos è tanto, cioè ci sono. Lo abbiamo solo dall'elenco che ho fatto, ci sono veramente tante persone in sala operativa e le comunicazioni non è detto che arrivino a tutte, spesso le comunicazioni sono uno a uno, quindi io, anche se sono fisicamente nello stesso luogo, comunque non riesco a informare tutti di quello che sta succedendo. Inoltre le allerte durano anche ore e ore, quindi si intervallano i turni, anche questa è una problematica, cioè sapere. Cambia il turno, sapere cosa è successo nelle ore precedenti, cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, cosa sono le segnalazioni dei cittadini, eccetera. Abbiamo già detto che è un supporto alle decisioni operative, ovviamente si basa su un circolo virtuoso, per cui si condividono delle informazioni, se le informazioni vengono condivise, questo come vedremo è l'elemento più delicato, le informazioni vengono ovviamente visualizzate, il fatto che vengano visualizzate le informazioni su quello che sta succedendo permette di attivare delle procedure di protezione civile, delle procedure di protezione civile corrette, di prendere le decisioni corrette, che ovviamente vanno a loro volta condivise. Cosa vuol dire? Non mi serve solo sapere. Che è come l'esempio che facevo prima, che è crollato il muro, ma mi serve sapere anche che la strada è stata transennata, è stata chiusa quel pezzo di strada sotto il muro e quindi quella segnalazione è stata messa in sicurezza. Se manca anche solo un pezzo, cioè non va, se manca ovviamente la segnalazione, ma anche solo se manca il fatto che la strada sia stata transennata, ovviamente non c'è sistema che tenga. E crolla tutto, diciamo, il sistema informativo, quindi ovviamente si basa anche su un circolo virtuoso che poi deve essere innescato all'interno della sala emergenze, all'interno del, in realtà non solo della sala emergenze, ma di tutta la struttura comunale. Quali sono le funzionalità? Poi magari appunto le vediamo più nel dettaglio entrandoci dentro. Il sistema è stato appunto costruito sulla base delle procedure, costruito ad hoc sulla base delle procedure della protezione civile del Comune di Genova, ma come dicevo, tendenzialmente può essere con le dovute modifiche riadattato a, direi, a qualsiasi ente. Permette ovviamente la registrazione del personale dipendente e esterno, mentre il personale dipendente viene preso direttamente dalle banche dati dell'ente, quello esterno invece può essere registrato, quindi vengono registrati tutti i personali degli altri enti coinvolti, vengono registrati i volontari delle varie associazioni coinvolte e possono essere in parte registrati, quindi inseriti in squadra o altro, in parte anche gli può essere dato accesso al sistema con opportune credenziali. Permette ovviamente, questo è un po' il centro del sistema, la ricezione e l'elaborazione delle segnalazioni provenienti dai territori. Ricezione, banalmente, mi chiamano i cittadini, le associazioni, gli altri enti e mi segnalano una problematica. L'elaborazione, c'è un problema, cosa faccio? Quindi l'assegnazione di incarichi, incarichi interni e tutta una serie di operazioni che la protezione civile assieme alle varie direzioni comunali, agli enti, alle altre aziende partecipate, ai volontari, mette in atto per mettere appunto in sicurezza la popolazione, la formazione di squadre con personale sia esterno che dipendente, e ha anche un sistema, abbiamo introdotto, diciamo, nelle varie evolutive, anche un sistema di notifiche sia via mail sia via Telegram che potrà essere ulteriormente sviluppato anche in futuro che si sta rivelando utile. Ovviamente si tratta di un sistema automatico di notifiche
interno agli operatori iscritti al sistema, quindi da non confondere col sistema di comunicazione alla cittadinanza, che in questo momento avviene tramite sempre tramite Telegram a Genova, ma che è un sistema, diciamo, a parte, che in questo Posso, momento. scusa, se Certo, posso certo. aggiungere una cosa, fondamentale è stato per noi anche la parte di reportistica, che magari tra questo elenco Assolutamente, vi grazie, è faccio. vero, in questo elenco, no, hai fatto benissimo, anzi intervieni, in questo elenco assolutamente fondamentale, l'avrei forse fatta vedere dopo, ma effettivamente va aggiunta nell'elenco perché è una delle cose che interessa di più la protezione civile, hai perfettamente ragione, la reportistica era, ahimè, una parte che forse non era inclusa, non era così specificata nella gara iniziale ed è stata poi oggetto delle varie evolutive seguenti, ma è proprio creare una reportistica a fine evento che racconti cosa è successo, perché poi è una cosa che interessa tantissimo alla protezione civile, alla fine evento, ma anche in corso di evento, perché ovviamente poi ci Perché sono la questi. protezione civile ha questo obbligo anche di trasmettere, diciamo, ogni totore l'andamento, della situazione alla prefettura, e diciamo che con questa, reportistica, fatta in automatico dal sistema, è riuscita anche a assolvere a questo compito che, senza un sistema di questo genere era davvero gravoso. Esatto, sì, esattamente. Cioè, è un lavoro in meno. Ovviamente compilare il sistema all'inizio veniva visto dalla protezione civile come un lavoro in più, questo è inutile negarlo. C'era qualcuno che non apprezzava più di tanto il sistema, diceva sì, però quando siamo in emergenza il tempo è poco, mentre se il computer non funziona, cioè, Sì. ci sono tutta una serie di problematiche per cui preferisco fare come facevo prima, alzo il telefono, chiamo, urlo nell'altra stanza e avviso in questo modo. Devo dire effettivamente, come accennava Cristina, che il fatto di avere una reportistica, quindi permettere alla protezione civile stessa di assolvere poi un compito in maniera molto più semplice, quindi risparmiare tempo dopo, tra virgolette, cioè, ci mette un po' di più rispetto alla pura telefonata, perché devo scrivere, non è che ci metta così tanto, devo scrivere sul sistema quello che è successo con un breve testo, diciamo, niente di più, magari faccio sia la telefonata che il testo, quindi faccio qualcosa di più prima, ma poi mi trovo tutto dopo ed è anche più preciso rispetto ai report che magari si potevano fare prima in maniera, mi viene a dire, manuale, perché ovviamente le statistiche sono effettive, sì, prima si utilizzavano file Excel, libroni di carta o altro, ma è chiaro che la possibilità di perdersi qualcosa per strada era sicuramente maggiore rispetto a quello che succede ora. E poi soprattutto l'operazione di reportistica a cui accennava appunto Cristina andava fatta manualmente, mentre ora viene fatta appunto in automatico. Questo è un esempio, ma poi direi lo vediamo in diretta, di come avviene la registrazione delle segnalazioni e delle richieste generiche. Ora poi, perché è sempre un punto delicato, magari distinguiamo e cerchiamo di fare due esempi per capire cos'è una segnalazione e cos'è una generica richiesta. E ovviamente poi viene visto tutto su mappa. E direi che controllo, esatto, passo al sistema. Esistono due versioni del sistema, una versione pubblica, una versione esercizio, anzi non pubblica, perché poi pubblico non è nulla. Perché ovviamente è ad accesso profilato, e poi esiste un'altra versione di test di cui accesso però è possibile solo all'interno della rete comunale, non avremo anche l'accesso, ma tramite VPN. In questo momento mi collego anche per vedere le varie statistiche, altra versione pubblica. L'accesso avviene, se fossi all'interno della rete del Comune di Genova, vedrai qua un altro tasto, che è quello, un tasto rosso, che è il tasto per i dipendenti. In questo caso io non sono, stamattina non sono entrato nella rete del comune, sono
sono da casa, peraltro, come vedete, sono senza mascherina, quindi avrete intuito che sono appunto casalingo, oggi non in ufficio, e in questo caso io entro con le credenziali SPID. Lo posso fare io perché ovviamente sono registrato al sistema. Chi non fosse registrato al sistema ovviamente potrebbe inserire le credenziali, ma arriverebbe una pagina che gli dice: guarda che non riconosco il tuo codice fiscale, quindi non puoi fare nulla. Quindi in questo caso io entro, ho già salvato le credenziali, le mie credenziali SPID, e questa mattina devo cambiare la password. Sempre così. Questa. Intanto per ora è un accesso speed di livello 1, ma a brevissimo passerà di livello 2. Quindi Per la una felicità novità dei che... Esatto. volontari Assolutamente, assolutamente. che hanno già, ecco, a proposito di criticità, che già l'accesso tramite SPID lo hanno visto come un attacco personale, quando prima di fatto avevano comunque un utente e una password identico, che ovviamente andava creata a mano dai sistemi informativi, quindi anche con un livello di sicurezza minore ovviamente rispetto a SPID, comunque una password che andava cambiata ogni tot giorni, quindi con le stesse identiche regole di SPID, e una password ulteriore, mentre quella di SPID è tutto sommato, vediamo se. Ok, sono riuscito a. Chiedo scusa per l'inconveniente che ovviamente succede, non l'avevo provato stamattina, ma fino a ieri sera ho fatto l'accesso. Ok, sono riuscito ad entrare. Avete visto che ho addirittura cambiato password. Cosa succede? Ovviamente il cambio password non gli è piaciuto. Il bello della diretta. Torno alla pagina. Così. Allora, riproviamo con la password corretta. Questo è un sistema di autenticazione che il Comune di Genova, ok, siamo riusciti ad entrare, che il Comune di Genova peraltro utilizza, ecco, questa è per tutti i sistemi che richiedono l'accesso profilato, quindi non è un sistema interno al sistema emergenze. Noi l'abbiamo semplicemente riutilizzato, e quindi il sistema emergenze in realtà ha bisogno, riceve da questo sistema di autenticazione semplicemente il codice fiscale della persona autenticata. Quindi il sistema di autenticazione è a sé stante, qualsiasi ente avrà probabilmente il suo. E è sufficiente che tramite il suo sistema di autenticazione comunichi al sistema emergenze, che come vedremo poi appunto è disponibile per riuso, il codice fiscale. Quindi in questo caso io ho ricevuto il mio codice fiscale, lui ha riconosciuto, ha detto: bene, Marzocchi Roberto ha quel ruolo lì, peraltro io in questo momento sono amministratore del sistema, per ovvie ragioni, sono project manager per conto di GTR. Di questo lavoro, quindi diciamo, devo poter vedere tutto e vedere cosa sta succedendo. Ovviamente poi non vado a modificare nulla dal punto di vista dei dati e dell'inserimento altro, però ovviamente dal punto di vista informatico devo poter controllare tutto. Quindi mi riconosce anche se ora io vado sulla mia pagina personale, diciamo, del mio profilo. Al di là dei vari test, mi riconosce anche errato perché mi sono trovato a inserire all'interno di un'azienda. Ovviamente quello non sarebbe così, ma mi riconosce e riconosce appunto il mio profilo che è emergenza amministratore. Ci sono appunto in realtà diversi profili, posso aggiornare i miei dati anagrafici, posso, come vedete, appunto iscrivermi o disiscrivermi autonomamente alle notifiche Telegram. Lo chiamiamo ancora servizio sperimentale, ecco qua. In realtà potremmo anche togliere lo sperimentale, poi l'abbiamo ampiamente sperimentato e ne abbiamo verificato la bontà. Tanto per vedere Telegram, l'avevo già aperto questo. Queste sono le notifiche del sistema di test per vedere, ma queste invece sono le notifiche del sistema reale.
Le notifiche che arrivano a me in quanto amministratore sono l'apertura degli eventi, la chiusura di un evento, la sospensione di un eventuale evento, il rifiuto di alcuni incarichi. Arrivano in automatico tutti i bollettini di protezione civile, appena vengono scaricati, il sistema li controlla dal sito della Regione Liguria, e non appena viene, questo per me è molto comodo anche per me, nel senso che vabbè, sì, poi mezz'ora dopo, un quarto d'ora dopo mi arriva tramite il canale Telegram questo qua, Genova Alert, che è quello del Comune di Genova che informa la cittadinanza, ma tendenzialmente appena esce a livello regionale, gli amministratori della Protezione Civile ricevono già, diciamo, in anticipo il bollettino in automatico e se lo possono appunto leggere da qua. E questo è un evento, questa è l'ultima allerta neve, scusate, della settimana scorsa, direi. E con i bollettini delle varie giornate, poi per fortuna non è successo quasi nulla e peraltro alcuni di questi bollettini non riguardavano nemmeno Genova, ma riguardavano l'entroterra. E appunto ho un'informazione su tutto quello che è successo, lato Telegram. Posso appunto aggiornare i miei dati grafici o altro, tornando alla pagina principale, e ovviamente ciascuno Ciao entra là Roberto, con. posso aggiungere Certo. una cosa? Che il fatto di entrare con SPID o entrare con le credenziali comunali è esattamente indifferente, nel senso che il sistema registra la persona con il codice fiscale, ma se io mi collego da casa e sono dipendente comunale, vengo riconosciuta come dipendente comunale. Quindi questo è stato un grosso vantaggio rispetto al passato, dove invece questa possibilità non vi era, cioè vi era necessario iscrivere due volte la persona, sia con credenziali SPID sia con credenziali comunali. In questo caso invece la registrazione è unica ed è indifferente con quale sistema mi collego. Per noi questo è stato fondamentale. Sì, assolutamente. Esatto, questa è una... anche perché ci sono delle persone che tra l'altro sono sia dipendenti che volontari, alcune magari non dipendenti della protezione civile, ma sono dipendenti magari di altri settori che fanno volontari, oppure comunque appunto c'è questa problematica e quindi questa cosa risolta. E poi sicuramente è un aggravio in meno a livello di sia di sicurezza sia di... soprattutto di passaggio, perché ovviamente qualsiasi credenziale prima veniva creata dai sistemi informativi, che sono ovviamente un settore del comune, come quello a cui appartiene appunto il signor Olivieri, che oggi è con noi e che poi interviene. La protezione civile è un settore a sé stante. Prima, in sostanza, doveva venire in ogni momento, ogni qualvolta era necessario accreditare un volontario, cosa succedeva? Magari se mi correggerà se dico un'inesattezza, ma la protezione civile sostanzialmente doveva chiedere ai sistemi informativi Esatto. la creazione di un utente, di una password Sì. e spiegare probabilmente ai sistemi informativi cosa poteva fare quella Sì, a persona in quale maniera gruppo tale apparteneva, insomma, era da... Esatto. abbastanza Ora avviene complesso. tutto in maniera automatica. La protezione Sì. civile può decidere in totale autonomia che una persona con un suo codice, inserendo semplicemente il codice fiscale, ha quel permesso lì. A quella persona ovviamente viene richiesto SPID, ma al giorno d'oggi SPID viene richiesto per tante altre cose, quindi quella persona probabilmente ce l'ha già. Nel caso in cui non lo avesse, gli si chiederà l'unica cosa in più che gli si chiede è di avere le credenziali SPID, che comunque se non le ha già, gli saranno utili anche per altri sistemi, perché in teoria la protezione civile, se no, scusate, la pubblica amministrazione pian piano lo sta usando, per fortuna, un po' per tutti, per tante operazioni che i cittadini devono assolvere. Quindi direi che effettivamente è stato un punto di. Un buon modo per migliorare la situazione precedente. E questa appunto è la pagina principale. In questo momento ovviamente non ci sono segnalazioni attive, e queste però sono le segnalazioni chiuse di qualche evento che è probabilmente rimasto ancora nel sistema
in quanto magari c'è qualche segnalazione che deve essere ancora completamente passata ai lavori pubblici o al sistema delle manutenzioni, sistemi che già il comune ha e con i quali il sistema emergenze dialoga. Quindi è anche un sistema, uno dei vantaggi di questo sistema è che è diventato effettivamente una delle richieste fondamentali nella già della gara, che diventasse interoperabile con gli altri sistemi. E non sempre ci siamo riusciti, anche per problemi degli altri sistemi. Con le manutenzioni ci siamo riusciti, e questo è assolutamente fondamentale, nel senso che ovviamente ho fatto l'esempio prima del muro che crolla durante un'allerta meteo. Ovviamente il muro non viene tirato su durante l'allerta, la protezione civile mette in sicurezza, quarantena la strada, fa qualcosa, e poi quella segnalazione lì deve essere passata al sistema appunto delle manutenzioni o dei lavori pubblici, che poi gestiranno l'iter successivo, quindi faranno le eventuali gare per assegnare i lavori di rifacimento del muro o altro. Questo, diciamo, è un sistema parallelo, un sistema a parte che gestirà tutto. Da qua poi posso vedere i vari eventi. Vediamo ad esempio la lista degli eventi. Questa è la lista degli eventi successi. Questa appunto è l'ultima allerta nivologica, e posso visualizzare i report, quelli di cui parlava prima Cristina. Proviamo a vedere, tanto non dovrebbe esserci, non è successo granché questa allerta gialla, il report quindi che dice quali sono i municipi interessati. In questo caso la maggior parte degli eventi interessano ovviamente tutti i municipi di Genova, ma ci potrebbero essere eventi che interessano singoli municipi. Le allerte che ci sono state con le rispettive fasi operative comunali, le varie comunicazioni che ci sono state, eventuali monitoraggi meteo, in questo caso non ci sono stati aggiornamenti meteo, tutte le attività che sono successe in sala emergenza. Ora vado avanti per non far vedere dati sensibili. Le persone, diciamo, che si sono con i vari turni di sala emergenza, con la possibilità in questo caso di aggiungere, in quanto io sono amministratore, ma se le vedessi, diciamo, a seconda dei permessi, il tasso aggiungi potrebbe esserci o non esserci, e ovviamente poi anche il report stesso non tutti possono vederlo, e eventuali persone al numero verde, in questo caso era un'allerta gialla, non era attivo il numero verde comunale. Tutto ciò che è successo, in questo caso sono arrivate 13 segnalazioni in tutto, molto poche e quasi tutte con tipologia neve. Quindi, diciamo, questo grafico non è così particolarmente risolto, sono ovviamente tutte risolte, quelle prevenute gialle e quelle verdi risolte, tutte in questo momento sono tutte risolte perché l'allerta appunto si è chiusa, e poi un dettaglio delle segnalazioni, cosa è stato fatto. Quindi, per esempio, questa è una segnalazione: intervento di salatura effettuato, criticità risolta. Quindi era presente un palmo di neve in via Chandevi, che non so dove sia personalmente, e è stato dato un incarico ad Amium, in questo caso, che è l'azienda appunto che si occupa dei rifiuti urbani e che ovviamente si ha anche i mezzi per la salatura, e che hanno eseguito la salatura della strada, e così via. Penso che siano più o meno tutti, infatti, interventi assegnati, in questo caso, nel caso di allerta neve, ad Amium con salatura meccanizzata. Anche questa poi è una tematica molto, molto delicata, su cui si sono innescate discussioni. Anche questo è stato, poi non so quanto venga effettivamente messo in atto effettivamente, ma ha messo un po' di ordine, perché ovviamente, sapendo cosa sta succedendo, posso concentrarmi e decidere le priorità a livello centrale, il che è molto importante, perché altrimenti, diciamo che le aziende partecipate venivano un po' tirate per la giacchetta, passatemi il termine, dai vari municipi, diciamo che. E quindi ciascuno cercava di, come dire, anche legittimamente, di risolvere le problematiche sotto casa sua, il che è ovviamente legittimo, però ovviamente in caso di emergenza, è molto utile avere uno sguardo, diciamo, d'insieme per concentrare gli sforzi laddove c'è effettivamente una maggiore esigenza. Cioè, è vero che appunto, ciascuno cerca di risolvere le criticità, però in un'emergenza ci sono criticità, come dire, di livello elevato, e criticità di livello medio-basso, e quindi è fondamentale concentrarsi su quelle elevate. E appunto poi c'è la gestione squadra, e volevo andare,
direi al punto cruciale, quello delle segnalazioni, per vedere appunto com'è il modulo per registrare una segnalazione o una richiesta. Ovviamente va specificato, la prima parte è generica ed è quella che riguarda, diciamo, il richiedente, si può specificare nome e cognome oppure anche anonimo, è fondamentale mettere qualcosa, nel caso in cui non si conosca anonimo. La tipologia di segnalante che permette di capire un po' di cosa si tratta, è molto importante perché poi nella gestione della segnalazione, se la segnalazione arriva da un cittadino, magari guardo, però tendenzialmente poi vado a verificare cosa mi ha detto il cittadino, perché la sensibilità dei cittadini è ovviamente diversa. Mentre se la segnalazione, per esempio, arriva da un presidio territoriale, di volontariato, magari la prima parte, che è la verifica della segnalazione, la evito, la passo. Stesso discorso se arriva dai vigili del fuoco, dalle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. E quindi è molto importante, tant'è vero che è obbligatoria, tipo di segnalante. L'evento, perché ci possono essere più eventi in corso, se ce ne fosse solo uno, ovviamente ne vedrei solo uno, altrimenti lo devo selezionare. C'è la possibilità di sospendere gli eventi, quindi in questo momento vedete che ci sono due eventi in corso, uno mensile, poi dopo magari vi dico cos'è quello mensile, e uno sanitario, che è quello relativo al Covid, che è aperto da marzo scorso, e io posso sospenderli. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ci fosse domani un'allerta rossa per un'allerta meteo rossa, e quindi avessi necessità di inserire velocemente le segnalazioni, se io sospendo questi due eventi, visto che immagino non arrivino segnalazioni relative al Covid durante l'allerta rossa, evito di dover, diciamo, scegliere fra questi qua, e anche nella mappa delle segnalazioni vedo solo quelle attinenti all'allerta in corso. In ogni caso, al di là della sospensione, è vero che ci potrebbero essere anche due eventi concorrenti. Il caso sempre che faceva anche durante la formazione ai vari municipi o altro, quello del, ahimè, del crollo del ponte Morandi 3 anni fa ormai, che è successo durante l'allerta. Quindi in quel caso lì ci sarebbero stati necessariamente due eventi distinti, un evento meteo e un evento, non mi ricordo qual è la tipologia, ma un evento legato al crollo, cioè a problematiche relative alle infrastrutture. Automaticamente il sistema riconosce se sono un operatore a numero verde o meno, ma se non lo riconoscesse, perché magari a volte vengono adibiti a operatore a numero verde le persone che non lo sono, formalmente non lo sarebbero, posso dire se sono un operatore a numero verde o meno. Poi posso specificare se è una segnalazione, se dal cittadino mi arriva una segnalazione o una richiesta. Cosa sono le richieste? Ne arrivano parecchie alla Protezione Civile, sono quando il numero verde è attivo, i cittadini che chiamano il comune e che chiedono se la scuola è aperta, quindi delle informazioni di quel tipo lì. Non segnalano nulla dal punto di vista delle problematiche, ma fanno delle richieste, delle domande. Questa operazione è assolta dalla Protezione Civile, che comunque deve tenerne traccia, deve appunto inserire nel report, e comunque deve avere una traccia anche per sapere statisticamente quante persone hanno chiamato durante l'allerta, e quindi c'è la possibilità di registrarle sul sistema, evitando appunto che tutto venga fatto cartaceo o in altro metodo o con altri metodi. E andiamo però, quindi la richiesta semplicemente mi apre questo modulo qua in cui io scrivo cosa mi chiede il cittadino e cosa gli ho risposto. Invece la segnalazione permette di specificare il tipo di criticità. Tutti questi moduli qua sono personalizzabili in autonomia dalla Protezione Civile, ovviamente, una descrizione che va messa, e poi posso geolocalizzare, devo anzi geolocalizzare la segnalazione. Lo posso fare con tre metodi, di fatto con due metodi, tralascerei il terzo, cioè tramite un civico, è il più frequente, è il più rapido. Io scelgo tramite civico, seleziono una via, e riconosco i civici di quella via. Quindi se so che è vicino a un civico, faccio la segnalazione tramite civico, oppure posso scegliere tramite mappa. Se scelgo tramite mappa, mi si apre la mappa e vado a specificare. Sono utili entrambi, perché ovviamente nella maggior parte dei casi si usa il civico, nel senso che spesso le segnalazioni arrivano solo in prossimità del civico X, ma in certi casi, pensiamo agli incendi o altro, potrebbero anche
verosimilmente non esserci civici, e quindi posso farlo su mappa. E ovviamente posso anche inserire altre note utili. Tanti ci hanno chiesto, per esempio, il palo della luce che ha un determinato codice, e si è scelto anche, appunto, sono state poi scelte delicate fatte con la protezione civile, di non inserire, per esempio, un ulteriore modulo per permettere di inserire il tarno complicato, quelle cose qua, quindi il codice del palo della luce, che magari verrebbe utilizzato raramente. Nel caso lo si inserisce qua, perché effettivamente può essere un'informazione utile, cioè in prossimità del civico X, vicino al palo della luce, con codice Y. Fatto ciò, la segnalazione viene appunto inserita nel sistema, può essere presa in carico e poi si possono appunto mettere in atto, assegnare tutti gli incarichi o altro. Ovviamente poi ho un elenco delle segnalazioni, degli eventi in corso e di quelli chiusi, vediamo quelli in corso che sono poi quello mensile e quello magari non c'entriamo, e posso appunto filtrarle per tipo di criticità, vediamo quelle per neve. Filtrarle per municipio, vediamo solo neve della media Valbisogno, vedere anche se ci sono, notavo ad esempio qua che ci sono due segnalazioni che arrivano dalla stessa via, è stato inserito anche un sistema automatico che permette di raggruppare segnalazioni che sono vicine l'una all'altra per evitare appunto che mi chiamano 10 cittadini per segnalarmi la stessa problematica e faccio 10 interventi distinti quando poi l'intervento deve essere unico. E tutto qua. Vorrei andare a una funzionalità che a vedere le statistiche. L'abbiamo inserita da poco, era un po' che volevamo farla e con l'occasione di questo jailbreak ho inserito anche questi contatori. È tutto ciò, diciamo, un contatore di tutto ciò che è successo dall'inizio, da quando il sistema è in uso. Sono successi 45 eventi, più 19 eventi mensili. Cosa sono gli eventi mensili? La Protezione Civile, in maniera secondo me molto saggia, ha deciso di utilizzare questo sistema tutti i giorni, non solo durante le emergenze. Perché? Perché come tutti i sistemi informativi, come tutti i sistemi informatici, non informativi, più lo uso, più lo conosco, più ne conosco appunto le criticità, i pregi, i difetti, tutto, e più riesco a lavorarci in maniera rapida e veloce. Quindi ho deciso di usarlo tutti i giorni. Oggi appunto c'è qualcuno, ovviamente la sala emergenze è aperta, anche se a ranghi ridotti, perché non c'è un'emergenza, c'è il sole, per fortuna è una bella giornata, fredda ma bella. Però possono arrivare poche, ma possono arrivare delle segnalazioni. Poi in questo momento c'è questo evento sanitario che è appunto aperto da marzo scorso, e quindi ogni mese viene creato un evento generico all'interno del quale inserire le segnalazioni. Quindi questi 19-20 mensili sono degli eventi che sono partiti da settembre del 2019, e ogni mese se ne chiude uno, se ne apre un altro. Sono arrivate 913 segnalazioni, 540 richieste al numero verde, quelle registrate. Vabbè, ci sono in questo momento, ad oggi, registrati sul sistema 5.200 dipendenti, 1.200 utenti esterni registrati. Registrati vuol dire anche solo in cui è stata registrata l'anagrafe, quindi volontario Marco Mario Rossi, che posso inserire all'interno della squadra. Tra i dipendenti e tra gli utenti esterni ci sono 295 utenti che hanno accesso al sistema, non sono pochi. Pensate, prima Cristina diceva la problematica legata all'inserimento di a dare le password a degli utenti esterni o altro, alla gestione anche dei dipendenti, dell'accesso dei dipendenti stessi. 295 non sono pochissimi, ecco. Gestire questo, non saprei la percentuale interna o esterna, potrebbe essere un contatore utile da aggiungere, però secondo me sicuramente potrebbe esserci un buon numero anche di persone esterne che andrebbero, in questo modo vengono appunto gestite automaticamente. Sono state registrate circa 200 squadre e sono stati assegnati un bel po' di presidi mobili e incarichi registrati al sistema. Per fortuna, mi viene da dire, pochi provvedimenti cautelari sono stati registrati, solo 10,
E queste appunto sono un po' le statistiche di cosa è successo da settembre 2019. Tra l'altro il sistema è entrato in funzione, curiosità, settembre 2019, tra di questi 45 eventi, se non ricordo male, una ventina sono successi tra settembre 2019 e dicembre 2019. Quindi il sistema per fortuna è stato messo da subito in forte stress. E per fortuna avevamo tra l'altro ancora un po' di evolutive da mettere in atto per migliorare un po' il tutto, e quindi è stato un periodaccio per il parte della protezione civile, ma per il sistema è stato positivo perché lo ha messo, diciamo, in stress. E avrei quasi concluso. Se non che queste sono un po' appunto, le ho già raccontate le date. Abbiamo iniziato a progettarlo nel 2018, a luglio l'abbiamo collaudato a gennaio del 2019. È stato fatto tutto un periodo di formazione che è durato parecchio per formare tutti i municipi del comune, quindi tutto quello che non era protezione civile, volontari, eccetera, eccetera. Nell'estate sono state fatte due esercitazioni, quindi ci vuole un po' di tempo per progettarlo e mettere in esercizio. Ci è voluto circa un anno e qualcosa, poco più, e poi è stato messo a sistema. Diciamo che anche partendo dal sistema pronto, quindi evitando la parte di progettazione, sicuramente per mettere in piedi, questa cosa è una necessità, per mettere in piedi un sistema di questo tipo bisogna comunque prevedere un po' di mesi, che vuol dire fare formazione, fare delle esercitazioni. E poi ovviamente si può ovviamente mettere in sistema di questo tipo. Numeri li abbiamo già detti, ho già accennato, poi la presentazione la metteremo a disposizione, che è presente sul catalogo del riuso. È sempre stato su GitHub, perché diciamo, questa è la nostra scelta, quella di utilizzare, almeno nell'ambito dei sistemi informativi, di utilizzare software open source e anche quello che produciamo di rilasciarlo con la stessa licenza. E dall'anno scorso appunto disponibile sul catalogo del riuso, e aprendo appunto a discussioni o altro, mi farebbe appunto piacere, sono andato un po' lungo, però mi farebbe piacere che qualche, se avete dei commenti, delle segnalazioni o altro, riporto questa immagine che ho trovato su internet, che è un po', raccontavo prima delle criticità, quando Cristina ha parlato dei report, cioè i report sono stati visti per fortuna come qualcosa di molto utile, ma è successo molte volte che un sistema di questo tipo, sicuramente utile, venisse visto come un rallentamento, una problematica o altro. Io in attesa appunto che qualcuno voglio aprite pure i microfoni, e nel caso intervenite, presentate, intervenite chi c'è e ne ha voglia. Nel frattempo racconto appunto questo, qualcuno magari l'ha già sentito. Durante un'allerta ero appunto un'allerta rossa, era una domenica pomeriggio, ero in sala emergenze, autunno del 2019 direi. E arriva da me, passato il sindaco a Genova Nord per urlando o altro. A un certo punto è arrivato da me un dirigente, presente in comune domenica pomeriggio, quindi assolutamente encomiabile, e una persona che si dà molto da fare, e che mi ha trovato come capro espiatorio, come chi ha creato il mostro, cioè il sistema informativo della gestione emergenze, e mi ha braccato e mi ha detto: no, no, assolutamente, cioè a me queste cose, cioè io devo essere veloce, devo essere rapido nel dare una risposta al cittadino, figurati se devo mettere a scrivere cosa faccio sul sistema. Io, cioè, mi devono chiamare, sono disponibile, giustamente lo diceva anche domenica pomeriggio, mi chiamano, io chiamo, mando il tecnico, ora non è che posso perdere tempo a scrivere sul sistema. Di fatto questo è un atteggiamento, può essere anche un'obiezione corretta. Ora poi io ero un po' in imbarazzo, ovviamente non potevo, cioè io ero la committenza è un'altra, non è che posso scegliere se usarlo o meno. È una delle obiezioni più frequenti legate a questo sistema, quindi
tutto molto bello, ma ovviamente poi bisogna rispondere a queste resistenze, cioè anche legittimo, cioè questa immagine secondo me è significativa, cioè sono troppo impegnato, è un po' quello che mi ha raccontato quel dirigente, in assoluta buona fede, ripeto. Contestualizzo sempre, domenica pomeriggio, una persona stava svolgendo il suo lavoro, quindi non, diciamo, uno che non aveva voglia di fare, che faceva anche fatica con questo signore qua, diciamo, dal mio punto di vista, un po' disattento, un po' poco attento a quello che può innovare un po' i meccanismi e renderli più fluidi, renderli migliori, ecco. Poi non so cosa ne pensate, se è un'esperienza che avete avuto anche voi o altro. Non so se Cristina vuoi aggiungere No, no, qualcos'altro direi sul che sei stato significato. esaustivo, nel senso che comunque non possiamo più come pubblica amministrazione pensare di diciamo, lavorare in modo diverso da questo, nel senso ormai le linee di indirizzo di AGED sono chiare, quindi diciamo che anche chi ha delle resistenze si deve adattare a questi sistemi e non c'è alternativa, ecco, quindi non. Ho visto che c'è una domanda, però. Ah, è vero, grazie. Prego Massimo, hai il microfono? Posso farla col Vai, vai. microfono? Sì, Certo. Ciao buongiorno. Massimo. Ciao. Chiedo scusa, ho avuto una consegna di un corriere per cui non so se mi sono perso magari una parte. La domanda che volevo fare è questa, ma il sistema può essere implementato attraverso l'uso di sensoristica? Diciamo relativamente a, non so, funzioni anche in qualche modo, non dico predittive, ma ad esempio, almeno io Ottima immaginando domanda. l'area geografica, ad esempio l'area del Bisagno, non so, so che ho un collega che lavora a Livigno nella prevenzione valanghe e mi parlava di sensoristica legata, sostanzialmente, derivata dai geofoni, sostanzialmente, per cui percependo delle vibrazioni anomale, sostanzialmente rispetto a quello che è il bianco ambientale, è possibile attivare ad esempio dei semafori nel caso in cui sostanzialmente ci siano slavine piuttosto che colate di detrito, ecco. Sulla strada valle ovviamente, quindi per fermare il traffico o far partire segnalazioni, ecco, alle centrali operative, ecco. Allora, ottima domanda, tra l'altro non ti sei perso nulla, nonostante il corriere, cioè almeno magari ti sei perso qualcos'altro, ma non la risposta a questa domanda, perché me l'ero completamente dimenticato. Sicuramente abbiamo preso visione di una piccola parte del sistema, dato in un'ora forse non si poteva fare altrimenti. Allora, attualmente il sistema abbiamo integrato, questo è successo dopo la messa in esercizio, è successo peraltro quest'estate, direi proprio fisicamente, abbiamo integrato il sistema con due reti con la rete di sensoristica degli idrometri comunali, quindi tutti gli idrometri gestiti dal comune e quelli di ARPA, e quindi in tempo reale io posso vedere, recuperando i dati dal database comunale degli idrometri e da quelli di ARPA, posso vedere l'andamento, diciamo, e quindi anche le rispettive soglie rossa arancione e dei vari idrometri. Quindi questi sono i primi, sono appunto quelli gestiti dall'ARPA regionale, gli altri dal comune. E inoltre un'altra, questi non sono veri e propri sensori, ma sui corsi d'acqua sono presenti delle mire, cosiddette mire, nel senso che c'è la possibilità di. Cioè, ci sono dei graficamente, alcune sono mira, alcune sono, non ricordo la tipologia, vengono chiamate rivo, quindi in certi casi è semplicemente fatto visivamente e quindi c'è un soggettivo, livello alto, medio, basso. In alcuni casi c'è proprio una mira, quindi quelle mire sono proprio delle mire grafiche in cui sono indicati tre livelli, quindi verde, situazione di calma, giallo e rosso, e in cui sostanzialmente gli operatori, i volontari vengono mandati
ogni ora, ogni 2 ore, non ricordo, fanno un giro e comunicano l'informazione, quindi non sono veri e propri sensori, sono sensori manuali, comunicano l'informazione alla protezione civile. Quindi attualmente quello che è stato inserito, perché la criticità maggiore di Genova è questa, quindi quella legata ai torrenti. Genova è una città piena di tanti piccoli torrenti che normalmente, ma anche non solo d'estate, anche in questo periodo, sono magari d'estate sono completamente vuoti. In questo periodo non sono vuoti, ma sono con livelli di acqua molto, molto bassi. Ma in un attimo, quando piove, veramente in un attimo, con tempi di coltivazione bassissimi, possono diventare crisi, situazioni critiche. Quindi attualmente sono stati inglobati i dati che provengono dagli idrometri e quindi appunto di lettura manuale, che prima venivano gestiti in che modo? Col file Excel, richiesta del sindaco: voglio sapere cosa sta succedendo sui torrenti, quindi ditemi cosa sta succedendo nelle 6 ore precedenti, perché poi appunto i problemi, come dicevo prima, almeno da noi, sono molto limitati nel tempo. E voglio saperlo col file Excel. File Excel che ovviamente si può perdere, se male, poi no, non rimane ovviamente sul sistema o altro. È stato quindi tutto trasferito sul sistema. Non c'è nulla di quello a cui accennavi tu, Massimo, Se attualmente, però posso, potrebbe esserci. rispetto alla sensoristica, la protezione civile ha, attraverso un progetto europeo, diciamo, aderito a un altro software che fa tutta la parte, diciamo, che accennava appunto Massimo, che si chiama Dewetra e che è in via di sviluppo in questo momento. Quindi diciamo che è stato suddiviso il gestione, diciamo, emergenze, che mi permette di verificare con puntualità quali sono effettivamente i danni sul territorio e come devo intervenire, rispetto invece a una piattaforma che mi fa anche delle previsioni rispetto a quelli che sono i modelli, appunto idrometrici e pluviometrici che possono esserci, perché hanno proprio voluto distinguere le due piattaforme, anche forse correttamente in questo caso, perché hanno funzioni totalmente diverse. Emergenze ha avuto anche il grande vantaggio di fare uno sforzo anche organizzativo che invece il sistema, diciamo, di monitoraggio di Dewetra non toccava. Ecco, poi se volete più notizie a riguardo di questo, visto che prima c'era una collega Stefania, non so se c'è più, che ci può fornire informazioni, però sono due sistemi diversi. Grazie. Sì, esatto. Anche il database stesso, in realtà il database degli idrometri non è dentro questo sistema, viene semplicemente preso e inserito, perché effettivamente quello che può essere utile per un sistema di emergenza è il risultato di quindi sapere di nuovo sapere cosa sta succedendo. Poi tutto sta appunto a decisioni, in questo caso il comune credo che questa piattaforma qua ce l'avesse già prima addirittura di emergenza, anche dal punto di vista delle Dell'idrometro. tempistiche. Sì. Esatto, sì, no, non solo quello degli idrometri, anche quello di cui parlavi ora. Sì. Però appunto alcune funzionalità si cerca di svilupparle in questo, sono in via di sviluppo, ecco. Sì. Perfetto, grazie mille. Non so se ci sono altre dubbi, domande, perché come avete visto le cose che ha chiesto Massimo già non avevo assolutamente dette, quindi aspettate, c'è un altro, qualcuno che scrive. Giuseppe che scrive: per venire incontro all'obiezione del dirigente che raccontavo prima, si potrebbe acquisire la registrazione audio della telefonata del segnalante. Sì, allora questa problematica, giusto Giuseppe, è venuta fuori. C'è da dire che questo coinvolge sicuramente l'integrazione, più volte ci hanno parlato banalmente il 112,
ha un sistema che ovviamente registra le telefonate e alcune delle informazioni. Le telefonate sono già registrate, sono tutte già registrate. Il problema è che non tutte pervengono dallo stesso canale, quindi le telefonate che pervengono dal numero verde sono registrate. Quelle che pervengono ai municipi o che ne so, ai volontari o in altro modo non sono registrate perché appunto il sistema prevede più canali di inserimento. Quello del dirigente, lui si riferì, questo dirigente, ahimè, in realtà riceve degli incarichi, non prende delle segnalazioni, riceve semplicemente degli incarichi. Ed era in questa parte che lui non voleva, diciamo, intervenire perché reputava, più veloce, operare come ha sempre operato. Quindi non è un problema di registrazione della segnalazione, ma proprio dell'attuazione dell'incarico che gli viene, diciamo, computato. Esatto, e poi ecco il problema di registrazione della segnalazione, appunto, è proprio che sarebbe un problema di hardware perché, a differenza del 112, appunto, come Cristina giustamente diceva, non arrivano segnalazioni solo al numero verde comunale, per cui quello lì si potrebbe effettivamente dotare di un sistema hardware e software che permette, che integra delle funzioni che attualmente non ci sono, cioè vengono. Di nuovo, sono due cose a parte, vengono registrate le telefonate, ma nel sistema i dati vanno inseriti manualmente. Il problema è che quelle lì si potrebbero anche supportare, effettivamente fare qualche miglioria. Tutte le altre segnalazioni, quelle che arrivano dai cittadini, quelle che arrivano dall'autista dell'autobus che fa una segnalazione e quindi viene inserita nel sistema o altro, su quella parte lì effettivamente magari in futuro. Che ne so, ci sarà l'applicazione che aiuterà o altro, ma non è così semplice mettere in piedi appunto qualcosa di hardware software che permetta di velocizzare. Sì, D'altro quello. canto, devo essere anche sincero, scusa, poi Sì. non ci vuole, non è che il sistema chieda così tante informazioni per cui poi si perdano ore e ore a inserire la No, segnalazione, devo assolutamente. dire. Quello che si pensava per il futuro, che era la cosa che appunto per aiutare un po' i problemi che il dirigente aveva sollevato, è quello di implementare poi di funzionalità su Telegram o su un'eventuale app che permettano di rendere più fluido la possibilità appunto di dire sì, ho preso l'incarico, l'ho attuato, l'ho chiuso, l'ho verificato, insomma, lo rifiuto perché sono già occupato in altro, e questo sarebbe un gran vantaggio sia per diciamo per i dirigenti, diciamo per i dipendenti comunali, ma anche per le partecipate e forse anche per i volontari, anche se i volontari hanno il problema di non avere una dotazione, un cellulare di servizio, quindi dovrebbero usare dei mezzi propri, spesso sono in mezzo al fango davvero e quindi per loro è più difficile riuscire a dare delle risposte in tempo reale. E si preferiscono altri canali, la radio o quanto sono abituati a usare. Però l'utilizzo di app sicuramente gioverebbe un po' a tutti, ecco. Speriamo di riuscire ad aggiungere questo tassello al sistema. Esatto, esattamente. Come diceva appunto Cristina, abbiamo sperimentato già, questo, abbiamo già fatto una sperimentazione quest'anno, Telegram, e ad esempio col bot che già stiamo utilizzando, che è tutto automatico, si riuscirebbe anche, però era solo una sperimentazione, nel senso che mancavano ancora le risorse. Ecco. Ah sì, esatto, è questo il problema. Si riesce ovviamente interagendo col database del sistema a verificare se l'utente è accreditato, quindi ciascuna persona, cioè il bot riconosce quando mando un messaggio a me, riconosce che sono io, quindi riconosce sostanzialmente il mio codice fiscale. Quindi in questo senso qua, attualmente lo si sta utilizzando per le notifiche, ma allo stesso tempo si potrebbe anche utilizzare per ricevere, non solo per la notifica, ma anche per ricevere delle informazioni, perché le informazioni potrebbero essere filtrate e controllate, quindi
Il bot è pubblico perché il bot, se lo cercate, chiunque può trovare gestione emergenza del Comune di Genova. Chiaramente, però, il bot pubblico in realtà non funziona, cioè potete anche installarvelo, ma non vi arriverà nulla perché ovviamente non siete registrati e quindi è un qualcosa che il bot è pubblico come sarebbe pubblica un'applicazione, ovviamente, su Android, su qualsiasi piattaforma. Essendo legato appunto all'ID utente, l'ID utente peraltro garantisce perché non c'è il numero di telefono, quindi anche a livello di privacy è una buona norma, cioè potrebbe andare bene, e è uno strumento di fatto che non richiederebbe di installare nulla, quindi avrebbe questo vantaggio qua, e appunto permettendo di registrare la persona, permette anche un controllo da chi arriva l'informazione, quindi le comunicazioni potrebbero effettivamente essere gestite tranquillamente all'interno di questo bot. Speriamo, come diceva che sia, appunto, di riuscire a recuperare delle risorse e magari di raccontare nel jailbreak all'inizio del 2021, di 22, scusate, di raccontare questa cosa nuova, perché no? Speriamo, speriamo assolutamente, Speriamo. perché effettivamente sarebbe utile. Ora, al di là Appunto. dell'obiezione, che poi può essere anche in parte a volte pretestuosa, effettivamente tutto quello che può essere utile per velocizzare, al di là delle sensibilità di ciascuno, effettivamente sarebbe una miglioria fondamentale, ecco, quello sicuramente. Ora, non vorrei andare troppo lungo, però se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire, qualche minuto ancora possiamo concedercelo, se no, il format di per sé vorrebbe durare un'ora, non di più, però diciamo che l'argomento sicuramente, poi l'ho detto all'inizio, mi piace molto, mi interessa, è un argomento caldo, attuale, ahimè. Se invece non c'è altro, ne approfitto per ricordarvi, tematica di per sé, sempre mete, si parlerà, ricordarvi il prossimo appuntamento, che gennaio, un mese strano, ci sono poi vacanze, altro sarà direttamente la prossima settimana. Come al solito cerchiamo di fare uno più sui sistemi informativi, uno più legato ai rilievi, al GPS o altro. Parleremo però di GNSS a supporto di previsioni meteo. Perché è curioso, appunto, mercoledì prossimo, stessa ora, stesso forum, stesso canale, tutto, ce ne parlerà il nostro Lorenzo, direi, non male, molto che voi già conoscono, quindi si parla sempre di meteo, diciamo, emergenza in realtà non è solo meteo, ma è anche meteo, e prossima settimana, quindi se siete interessati segnatelo. Sì, buongiorno Vincenzo, si è collegato ora. Sì, un riassunto lo faccio brevissimo. Vi ricordo che metteremo a disposizione da oggi pomeriggio la registrazione di tutta l'ora, l'ora poco più su YouTube, come tutti gli altri jailbreak. Quindi farò un brevissimo riassunto, come abbiamo parlato, che tanto potrebbe essere utile per tutti. Abbiamo parlato appunto del sistema informativo per la gestione emergenza del Comune di Genova, un sistema che sostanzialmente ha lo scopo di raccogliere le informazioni per essere un supporto alle decisioni operative, quindi sapere cosa sta succedendo e quindi sapere come organizzare al meglio il tutto, quindi come organizzare al meglio gli interventi, e quindi raccolta di segnalazioni e gestione di incarichi. Questo è un po' lo scopo del sistema. L'abbiamo descritto, appunto, l'abbiamo introdotto, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo descritto un po' le principali funzionalità, che rielenco qua, in cui giustamente manca tra questo elenco, poi la presentazione, anche questa la condivideremo, e magari nel condividerla aggiungerò, oltre al titolo che mi sono dimenticato in basso e alla data, aggiungerò anche il report, la reportistica, perché effettivamente è una funzione molto importante del sistema. E queste sono un po' le funzionalità principali che ha il sistema. Poi le abbiamo un po' viste navigando appunto all'interno
del sistema di gestione emergenze stesse. E sì, poi è stato, mi rendo conto, un bignami più che un riassunto, però vi rimanderei sia alla registrazione, che credo appunto che sarà a disposizione da più o meno da oggi pomeriggio. Vi informeremo comunque a proposito sempre di Telegram, assoluto protagonista. C'è un canale di Telegram dedicato al jailbreak, non so se molti di voi magari sono già iscritti. Su questo canale informeremo sia sui prossimi jailbreak, sia quando ci sono le registrazioni, lo comunichiamo, diciamo, in tempo reale, quindi oggi pomeriggio, stasera arriverà appunto il messaggio, la registrazione è disponibile, questo è il link. Grazie Massimo, grazie a tutti per chi è intervenuto, grazie a Cristina che so che tra l'altro deve scappare, Grazie credo, a quindi voi, sì, devo scappare, un grazie. impegno, però è stata molto utile, effettivamente, e è sempre fondamentale la presenza di qualcuno che poi il sistema lo usa e con il quale poi abbiamo lavorato fianco a fianco. Ovviamente, se ci fossero curiosità o domande, siamo a disposizione, e a mercoledì prossimo per chi è interessato. Buona giornata a tutti, buona continuazione. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao Roberto, ciao. Ciao, ciao Eugenio. Alla prossima. Alla prossima. Ciao Roberto, grazie. Marco Vezzali, anch'io. Ciao, ciao Marco, ciao. Ciao, a presto. Buon anno. Anche a te, A presto, grazie. presto.